Buongiorno. Principalmente io sto facendo questo video perché il computer non mi permette di registrare nessun tipo di video di Minecraft e praticamente non mi permette neanche di giocare visto che sto pingando 600 come vedrete nello screen ora. Oppure sto pingando comunque tanto come nel video che vedrete adesso. Eh sì, quindi non posso giocare principalmente, però posso comunque parlare di qualcosa. Ciao a tutti voi, io sono Nico e oggi ci troviamo in questo vlog. Penso di non averne mai fatti veramente, a parte il video iMai che avevo registrato quest'estate. Però non lo considero proprio un vero e proprio vlog o come quello dei 600 iscritti, che non è neanche quello un vlog, è più uno speciale, quello insomma, dai, Nico, è uno speciale quello. Quindi insomma mi ritrovo qua a registrare qualcosa, visto che comunque non posso portare nient'altro se non questo. Inizio ragazzi a dirvi che mi dispiace se non vi riesco a rispondere nei commenti ad alcuni, tipo come non so, Prozzi, che metterò tipo adesso davanti, non sono riuscito a rispondergli subito, ma bensì gli ho risposto dopo un giorno. Mi dispiace di averti risposto dopo un giorno, ma purtroppo il computer a volte neanche si accende e quindi dal telefono si è buggato e quindi non mi fa rispondere e quindi sono costretto a rimanere così. Già, ragazzi, in questo video volevo comunque parlarvi di un argomento che ultimamente si sta parlando, ultimamente intendo questa settimana. Questa settimana è stato bannato Ismet RG, visto che volevo comunque parlarne, ho deciso di parlarne in questo video. Ismet RG, ragazzi, per chi non lo conosce, è Ruling Game, un canale con 300.000 iscritti, è turco ovviamente, registrava, non so cosa fa sinceramente oltre ai Survival Games, so che fa molti Survival Games, ha fatto più di 300 puntate. Insomma, quest'ultimo facendo capire comunque che è turco si è messo a usare le hack. E che ti devo dire, sei un cazzo di genio. Sei un cazzo di genio perché tu hai 300.000 iscritti e ti metti ad usare le hack piuttosto perdi nei game, piuttosto di usare le hack seriamente, dai. Inoltre, ragazzi, quest'ultimo, il nostro gran turchetto, ha scritto inoltre, sì, è vero, sono stato bannato da MCSG. Pur non hackerando, invece si vede chiaramente che cittava e vi lascio i video nella descrizione dove si vede chiaramente che cittava uno e l'hanno anche dovuto togliere visto che effettivamente gli hanno segnalato così tanto il video, ha avuto così tanti dislike che è stato tolto dallo stesso proprietario, ovvero Ronnie Bondage, e vi lascio comunque il suo canale nella descrizione se comunque volete passarci, è un grande. Stavo dicendo che comunque quest'ultimo ha deciso ben di scrivere. Io sono stato bannato da MCSG, è vero, ma sinceramente non mi dispiace. Succede di avere dei malintesi quando si è il più bravi a fare qualcosa. Tu mi stai venendo a dire che sei il più bravo MCSG player e stavi usando le hack. O forse mi volevi dire che eri il più bravo ad hackerare, forse è quello che mi volevi dire, probabilmente è quello. Insomma, niente, sto qua si credeva un figo a scrivere una frase del genere, eppure l'hanno continuato a sputtanare perché effettivamente lui cittava. Ma cosa hanno i turchi di particolare? Sono insistenti, come nei vari, come nelle varie immagini che che vi starò mostrando adesso. Sono insistenti e sono convintissimi che il loro idolo non stesse hackerando, bensì eravamo noi tutti gli altri player ad accusarlo semplicemente perché era turco e ovviamente quello lì era un semplice lag, non era per niente hack evidenti, non erano per niente hack proprio, era semplice lag sicuramente, noto molto lag, soprattutto in questa clip.
va bene, tutto lag, sicuramente. Inoltre, ragazzi, c'è stato anche un video un pochettino più approfondito da parte di Nick Sharpix, vi lascerò anche il suo canale nella descrizione. Se sapete abbastanza bene l'inglese, almeno più che non saperlo, più che non parlarlo, come per esempio io che faccio schifo a parlarlo, però quando qualcuno parla in inglese capisco, e anche bene, devo dire, perché comunque quello che ha detto Nick Sharp l'ho capito senza problemi. Comunque, ragazzi, vi lascerò il suo canale anche nella descrizione se volete guardare, ascoltare bene le testimonianze. Insomma, lui comunque era più informato di me in questo momento. Vi lascerò anche, appunto, come ho detto prima, il canale di Ronnie Bondage. Veramente andateli a visitare, sono tutti e due grandi. Hanno parlato decisamente meglio di come ho parlato io. Però io comunque ho accennato qualcosa e ho iniziato a parlarne. Purtroppo, ragazzi, non posso fare di più, veramente, con la connessione che mi sta andando adesso e anche il computer che mi sta andando decisamente a rilento. Questo qua è il massimo che posso fare. Io e Gian, tra l'altro, ragazzi, organizzeremo una cosa al più presto, spero che in più possibili parteciperete. Adesso non sto bene a dire cosa, però vedrete nei prossimi video. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e magari ditemi se volete più vlog o comunque cose di cui parlo. Magari mi lasciate anche qualcosa da chiedermi o qualche domanda da farmi per un prossimo vlog, se non riuscirò ancora a mettere a posto il computer. E sì, ho detto prossimo, non sono cinese, o forse sono Huawei e voi non lo sapete. No, decisamente no. Quindi niente, ragazzi, da Nick è tutto, ciao a tutti.